Sì, veramente un 2014 molto bello. L'avevo già pronosticato al 1° gennaio 2014 perché non vedevo l'ora che sparisse il 2013, che è stato per me, malgrado che voglia bene tutti gli anni, un anno infausto. Il 2014 è stato un anno di rinascita ed è bellissimo e questa rinascita continua, continuerà ancora. Possiamo dire che in due parole questo anno si chiama scommessa vinta da Maurizio Zamparini, che ha creduto forte in un gruppo di giocatori e ne è stato ripagato appieno. Sì, è una scommessa vinta perché io credo che nella vita quando subissi una sconfitta hai tutto il tempo, se hai la voglia, per rimediare. Ero convintissimo che noi saremmo risaliti prestissimo, l'avevo già fatto col Venezia, ai tempi del Venezia, l'ho fatto con Palermo e io penso che Palermo difficilmente scenderà mai più nell'altra categoria. È una squadra quadrata, è una squadra che ha un allenatore che, malgrado tutti pensano il contrario, ha dimostrato di essere un allenatore di Serie A, io sono felice per lui. Anche questa è una sua scommessa vinta? Sì, l'ho difesa perché è una persona seria, ha un grandissimo lavoratore, conosco il calcio. Il calcio è molto difficile e noi lo stiamo affrontando bene con lui perché lo stiamo affrontando come lavoro di gruppo. È molto importante che un gruppo abbia un unico obiettivo e il Palermo di quest'anno è quello. Il 2015 che anno sarà per i tifosi, Presidente? Ma speriamo un anno che ci dia soddisfazioni che vanno ben oltre la salvezza.